Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24, l'imprenditore di YouTube. Come sicuramente ben saprai, la mia avventura è incominciata a Letoson, un carinissimo quartiere che si trova nell'est di Londra. Sinceramente parlando, quando ero in Italia mi ero informato abbastanza su questa zona. Perché era quelle tra le più economiche, insieme a Walthamstow, Leyton, Stratford, Stratford non era economica, Forestgate. Partire con un budget ristretto e con ben poche risorse economiche non è una passeggiata di salute, questo lo so. Alla data di oggi posso affermare con una certa serenità, guardata faccio come sto serena, a parte gli scherzi, è vero, con una certa serenità, che tutte le scelte che ho fatto, compreso la scelta del quartiere nel quale sono andato a vivere, hanno contribuito senza ombra di dubbio alla mia riuscita oltremanica. Ed ora, caro mio amico follower di YouTube, ti spiego come Leytonson ha contribuito in tutto questo. Alloggiavo inizialmente in una casa condivisa con ben 10 persone e voi va la mandate si ce ne stanno 6 che provenivano da tutto il mondo. Che bella cosa! Due sorelle portoricane, uno spagnolo, un francese e qualche italiano, insomma mi pareva una barzelletta. Ed ovviamente, cari amici miei, la mia stanza era piccolissima. Ora che ci penso, la stanza sembrava più un sarcofago che un vero e proprio alloggio. Diciamo che toccavo entrambe le pareti con le mani, tenevo giusto un letto, una scrivania ed internet, in pratica quello di cui avevo bisogno, perché aveva parlato con mamma e all'epoca quella che era la mia ragazza. Puttana! Però la stanza costava poco e a me quello interessava. Non tenevo i soldi fuori a sacco, quindi mi dovevo accontentare. Che ci volete fare? La vita è bella per qualcuno. Insomma, cercavo di trovare il lato positivo nelle cose e voglio, ve lo assicuro, col senno di poi ve lo posso garantire che la positività ripaga sempre. Il quartiere era bello e prevalentemente residenziale. E chi va it che è pericoloso? Ma tu chi è? Mandatemelo! Faccio tanto! Ma sapete perché? Perché voi i mangrip, ma vi siete mai fatti un giro per Scampia, per esempio? Non che tutte le persone di Scampia siano pericolose, però uno avverte un po' più la preoccupazione di essere sparato in fronte, no? Che poi pure pensandoci, ma a me Scampia non mi ha mai fatto paura. Ma perché fa paura Scampia? Per sparare buco. Il quartiere è bello ed è prevalentemente residenziale. Hai presente quei telefilm degli anni 80 in America con le villette a schiera? Ecco, esattamente, è fatto così, solo che tieni i tetti spioventi. Perché l'inverno ovviamente fa freddo e qualche volta nevica. Ma io stai venendo a Londra, Non stai andando a Bel Air. Comunque, per la persona che arriva il primo giorno a Leytonson, questa è l'impressione. Cioè, che bello! Ma che bello, fratello! E vi assicuro, Maggiù, niente di tutto quello che avevo letto su internet aveva poi avuto riscontro nella realtà. Chi t'ha morto? Mi ero preoccupato senza niente. Su internet avevo letto di tutto e di più. Non tu poco, pareva che se all'epoca, quando era arrivato io, ci stava l'Isis, ricevono che tagliavano il capo. Quindi ti assicuro, caro amico mio che mi stai seguendo, di non badare a questi rincoglioniti che fanno del vero e proprio terrorismo psicologico, perché è un quartiere proprio davvero molto 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 carino. Io leggevo veramente quasi quasi di un bronzo inglese, cioè a dove ci mancava veramente Al Capone. Ovviamente questo scenario apocalittico è lontano anni luce dalla realtà, quindi se ti lasci condizionare da queste persone azzeccate che cervello, puoi non dire che non te l'avevo detto e ti avevo avvisato. Ovviamente appena sono arrivata a Leytonson mi sono perso. Anche perché, diciamoci la verità, tutti i quartieri di Londra sono pressoché simili, sono fatti in pratica con stampino. Ma dopo qualche giorno, e grazie a un'anima via che si è accullata su guai, sono riuscito ad orientarmi un poco. E vi dirò, ho scoperto tante cose belle. Supermercati a pochi passi da casa, centri commerciali, un mercato ortofrutticolo proprio con modena sotto casa mia. E papà da ciambriaca, tube in overground per spostarmi, job center per applicare per i lavori, ma che se per meglio me ci stanno pure le banche. Insomma, veramente c'è di tutto e tutto a portata di mano.
Il quartiere è abbastanza piccolo e si percorre più o meno in una trentina di minuti, se non sei come me che verde pure in Dubai. Dove si va? La stazione della Tube si chiama proprio come il quartiere Leytonstone e si trova sulla Central Line. E poi vai giù, ci sta pure l'Overground che si paga con lo stesso biglietto della Oyster, perché molti di voi non lo sanno, però con la Oyster potete fare di tutto. Prendere l'Overground, potete prendere la National Rail, potete prendere la Tube. Svegliatevi, vai giù! E la fermata della Overground che passa per Leytonstone si chiama Midland Road Leytonstone. Una cosa che mi è piaciuta particolarmente di questo quartiere sono stati i negozietti vintage. E vada bene, amico mio, si dice vintage in francese con la remouscia e no vintage. E credetemi, ho trovato delle offerte e delle occasioni magnifiche. È inutile che avevo 7 giorni e dici vuoi tu di mettere cose usate. No, non mi metto le cose usate in culo, fratello caro, però sono un estimatore dell'antichità. Mettimela così. E adesso ti faccio un esempio pratico di quello che ho trovato in un negozietto vintage. Ho trovato queste casse che sembrano piccoline e invece in realtà hanno anche un subwoofer sotto e fanno un bordello di pazzi che quando sento la musica ad altissimo volume, credimi fratello caro, sono caro palazzo. E lo sai quanto ho pagato? Lo sai quanto ho pagato? 25 sterline! Un'altra cosa da non sottovalutare assolutamente è l'ottima connessione alla City tramite mezzi pubblici che viaggiano sia di giorno che di notte. Cioè, vai tu, veramente, non ho mai avuto difficoltà a spostarmi. Comunque, vai tu, per farvela seriamente, papale, sia di notte che di giorno potete tranquillamente spostarvi da Leytonstone al centro in meno di una ventina di minuti. Via! Tu che mi stai seguendo e vuoi fare ancora le domande sui gruppi di Facebook? Ma cosa ne pensate del quartiere di Leytonstone? Ma vaffa! Tra l'altro, la posizione è anche più perfetta di quello che tu immagini! Tu che vieni a Londra per cercare lavoro! Così come ho fatto io! Sapete perché? Lo sai perché? Perché Leytonstone si trova azzeccata a Stratford! E mo tu mi dirai, e cos'è Stratford? E invece ci sta Stratford? E te lo dico! A Stratford c'è il centro commerciale più grande d'Europa! Hai capito? E tu insisti e vuoi sapere che quindi che significa che c'è il centro commerciale? Adesso te lo spiego, Rambotip! Dammi il tempo che capacabra! Non ce la faccio più! È successo con la pizza! Non sono assumato da tengo più! La mia figlia si presenta a te! I pappizzi, adesso i pappizzi! Il capo è l'angolo! Nulla! Il centro di Londra si sta spostando verso est, per questo si è creato Westfield, che è il più grande centro commerciale d'Europa, proprio a Stratford. Perché proprio per come è fatta Londra fisicamente non si può evolvere ed espandere ad ovest. Quindi pensaci, il più grande centro commerciale d'Europa, quindi non ti devi spostare fino al centro della City per cercare lavoro, perché ci stanno tantissime catene di negozi a Westfield, immense. Tra l'altro ci sta Preta Mangier, Wasabi, ci stanno tutte le catene e poi ci sono negozietti, tutto cose. Quindi fatti furbo. Ultima nota di merito, anche perché a Roma ma c'è a fare una doccia, perché sto sudando, guardate su questa spalla, nocciolino sudato, sto diventando una arachide tra poco. Comunque, ultima nota, e secondo me quella più importante per te amico mio, così non puoi come a me, va sicuramente ai negozietti che vendono la pizza e il pollo fritto. Why you? L'Uataman proprio, perché state proprio sicuri che vi salveranno la vita tante di quelle volte quando tornate a casa stressate, che non dite genio di cucina, magari vado appiccicata a cavaglione che è rimasto in Italia e non immagina minimamente che cosa significa lavorare a Londra e passare una giornata in Tosand. E allora voi vi permetterete il lusso da straccioni quali siamo
di comprarvi una pizza che si misura a pollici, 4 pollici di pizza, nudita in pratica, però sopra ci mettono l'impossibile: jalapenos, acciughe, l'ananasso. A me mi piace l'ananas, infatti ci faceva sempre lui, scusiamo faccio pakistana, l'ananas perché mi piace. Oppure il pollo fritto, che qui lo chiamano dirty chicken. E perché lo chiamano dirty? Perché effettivamente è una cosa tutta zavata, pollo fritto zavata. E qual è secondo voi l'ingrediente segreto, un poco come la cosa della Coca-Cola? Secondo me è il pelo pubblico dell'indiano, però la giù è buono, seriamente è buono. Chiedete a chiunque, cioè nonostante siano sporchi, schifosi e tutto cosa, ragazzi, è buonissimo. Almeno una volta a settimana vado a fare mia cacarella, per forza. Comunque, ragazzi, vi posto anche un altro video che troverete qui sotto da qualche parte, uno saccia Dumet, forse da qua, da là, insomma, dove ci sono altri ragazzi, ragazzi napoletani, che sono stati anche loro a Leytonstone e parlano della loro esperienza. Spero vi sia tornato utile questo video e ci vediamo alla prossima! Fa sto via, città tuo sangue, metti mi piace.